Ritorno alla vittoria, nessuna espulsione. Sotto le mura del Gran Sasso a Concia torna il sorriso con l'Aquila che torna a vincere con un risultato di 2-0 contro la Rosetana. Buono l'atteggiamento e il gioco espresso da parte dei uomini di Cappellacci. Nel primo tempo i rossoblù controllano il gioco pur avendo difficoltà a concretizzare con gli ospiti pericolosi in contropiede. Il gol di La Selva, sempre nella prima frazione di gioco, ha di fatto rotto il ghiaccio con il club del capoluogo più pimpante e aggressivo nella ripresa. Consueto 4-3-3 per l'Aquila, torna De Marco in cambina di regia, Mora non ce la fa e viene rimpiazzato con Rampini. Pizzolo dal primo minuto reperisce lo squalificato di Benedetto, tridente definito con La Selva e Maisto. La rosetana di mister Barnabei risponde con un 4-4-2 con De Lazzari e De Rosa in attacco. La prima grossa azione arriva al 16esimo, Rampini vince il duello con Mauti e serve La Selva, diagonale destro che tenta i riflessi di un ottimo Pirozzi. 22esimo ci prova la rosetana in contropiede, scatto di De Lazzari, bello il cross in area per Spau che solo in area non riesce ad agganciare la sfera. 28esimo è perfetto il lancio di De Marco per Maisto. L'11 rossoblù prende il tempo all'avversario e colpisce col mancino, palla sul fondo. Clamorosa occasione degli adriatici al 40esimo, azione personale di Spaiu, dalla destra, Ranaletta devia la sua conclusione, De Rosa è ribattuta, spara alto. Tuttavia, dopo 3 minuti, i rossoblù passano in vantaggio con la botta dai 20 metri di La Selva. Al secondo minuto della ripresa, l'Aquila va vicino al 2-0 con il tiro di Dinoccia deviato da Maisto. Pirozzi si salva sulla linea. L'estremo difensore biancoazzurro al sesto si supera anche sulla successiva conclusione di Dinoccia. Nono, Pizzola per La Selva, la difesa ospite se la cava. 13esimo, Pizzola si smarca di Ciminà e colpisce in porta, tiro debole e centrale. La rosetana cambia modulo passando al 4-2-3-1 senza però creare grattacapi a Ranalletta. Alla fine al 43esimo il neo entrato Massaroni con un mancino dalla distanza chiude definitivamente i giochi. L'Aquila aggancia la stessa rosetana più 7 rilanciandosi in classifica. Di seguito spazio alle voci dei protagonisti. Abbiamo tenuto il pallino del gioco diciamo dal primo minuto, abbiamo fatto molto possesso e appena abbiamo potuto abbiamo spinto un po' di più per cercare il gol. Fortunatamente al mio livello personale è arrivato il primo gol qui con la maglia dell'Aquila, speriamo il primo dei tanti e niente, la vittoria era molto importante per dare fiducia e morale come ho detto la settimana scorsa, stiamo lavorando bene, il mister ci tiene bene in campo e niente, adesso l'ostacolo da affrontare è la partita fuori casa e che sta, diciamo, dobbiamo sfatare questo tabù per salire più avanti possibile con la classifica. Non abbiamo fatto male, però non abbiamo neanche fatto chissà cose perché potevamo essere un pochino più incisivi quando arrivavamo nella tre quarti a cercare la giocata mentre in alcune situazioni eravamo leziosi e non eravamo concreti. Abbiamo ripreso anche il pallino nella seconda parte perché questa squadra ha la qualità per poterlo fare, però anche lì nel secondo tempo secondo me bisognava essere più determinati perché eravamo sempre lì e poi tornavamo indietro e non eravamo mai, non trovavamo mai la giocata importante per andare a fare gol.